tanto, messaggio in cui che alla fine non riuscirà a venire, avrei capito. Andiamo. Aspetta. Tania Zacca. Faccela pure lì, non c'è problema. Oddio, le mani ghiacciate. Allora, aspetta. Allora, intanto guardi il tepore del fuoco. Sì, c'è una bufera di neve fuori, ma come hai fatto? La coperta più calda che ho. Ok, allora vieni qui. Ecco qui. Perfetto. Okay. Ecco qui. Fa meglio. Non c'è nessuno per strada. Ok. Ok, meglio. Stai meglio. Ok. Ma cavolo, ma mi sentivo in colpa perché sono andato fin qui. Allora goditi un po' il suono del fuoco intanto. Sì, adesso lo so, qui è bellissimo. E poi quella bufera di neve è spettacolare. Anche se non me l'aspettavo, sinceramente, non era prevista. Qualcosa? Vuoi una tisana? Un tè? Allora, mi sto per fare una tisana, quindi allora, mi sto per fare questa tisana qui. La volevo provare, nuova. Tisana notte serena. Ingredienti: camomilla vareniana, arancio, fiori, menta, melissa, rosmarino, sambuco, bianco spino. Mi ispirava, a me piacciono molto le tisane così, comunque della buonanotte sono le mie preferite. Se no posso avere queste. Limone, zenzero e miele. È raffreddore. Hai tutti i bordi del naso qui rossi. Ce li hai fazzoletti. Allora, se sei raffreddore, sai cosa puoi prendere anche ancora meglio. Te la faccio la spremuta. Vado per la spremuta.
di alzarmi, quindi voglio tutto qui. Allora, aspetta. Allora, come stai a parte il raffreddore? Fammi sentire. Non lo so, non mi sembra eccessivamente caldo, però magari dopo la proviamo la febbre. Però, senti che ti stai ammalando. Ma cosa hai fatto per prenderti questo raffreddore? Hai sciato? Hai fatto snow? Bello. È bello? Ma non l'ho mai provato. No, io scio, però non è che sei tanto brava neanche a sciare. Io sì, più che altro ci provo. Non so se hai mai visto il film, il secondo, quando Bridget va a sciare. Ecco, mi hanno paragonato a lei, perché praticamente io sto vado a spazzaneve. Sì, cioè vado continuamente a spazzaneve. Il punto è che vado veloce, non so frenare. Infatti sicuramente quando andrò a sciare nell'Appennino prenderò un maestro almeno un giorno, giusto per imparare a frenare, se no qui mi schianto da qualche parte, faccio male a qualcuno. E a Capodanno cosa hai fatto? No, è bellissimo. Ma che figata. Com'è stato? Con chi sei? Non lo conosco. Sì, lei la conosco. Solo voi tre. Bello. Cavolo, è bellissimo. Mi piacerebbe anche a me, solo che ogni volta vai all'università, quello deve scrivere la tesi, lui lavora, lei. È sempre un casino. Per noi anche il Capodanno è sempre un pozzo. Infatti quest'anno abbiamo prenotato, ho insistito per prenotare la casa a settembre in puntata, perché volevo andare in montagna, però non oso veramente. Andremo via in due, cioè il mio ragazzo, andremo via da soli, se no non si riesce a organizzare una cosa del genere. Però cavoli, bellissimo. Allora aspetta, ti faccio spremuta che mi stavo per scordare praticamente. Sono bellissime, no? Anche delle parti rosse, bellissime. E quindi mi dicevi, hai fatto snow, com'è stata la tua prima volta che facevi snow? Immagino. Ma hai preso un professore, cioè un professore, un insegnante? Iniziato con snowboard, effettivamente se sciare deve essere un po' più facile, però non si muoveva, ma neanche io mi muoverei. L'unica cosa è che secondo me è un po' più sicuro, nel senso l'inizio è più difficile, però poi, cioè comunque nel caso ti vada male, ti butti su. A Capodanno mi sono andata a sciare, no? E praticamente io non sciavo da, ma secondo me tipo dalla seconda superiore, cioè 8 anni, 7 anni, quanti sono? Oddio,
praticamente ti piace la polpa, allora la mangio io. Praticamente, visto che noi sciamo da così tanto, io ho sciato con una mia amica che sapeva sciare, però praticamente abbiamo fatto la prima azzurra e poi per scendere dovevamo prendere una rossa. Non me la sentivo, cioè ho fatto 2 metri di azzurra e basta. Allora ho detto vabbè, continuiamo, andiamo avanti, prendiamo un'altra funivia, andiamo su, che effettivamente pensandoci però già avanti non sapevo neanche cosa ci fosse, no? Andiamo su, vabbè, e praticamente prima abbiamo fatto una rossa, c'era un panorama bellissimo, praticamente abbiamo fatto più una rossa, poi ci siamo sbagliate al bivio e abbiamo preso il bivio per prendere uno skillet, allora cioè non potevamo tornare indietro e quindi abbiamo preso quello skillet e per fortuna l'ho capito dopo, abbiamo fatto una nera, l'altra una nera particolarmente difficile, era una nera stretta, ma infatti cioè, se l'avessi scoperto mentre la facevo sarei impazzita, infatti me l'hanno detto dopo, mi è stata la prima, unica volta probabilmente che farò una nera in vita mia. Ecco qui, sì, te l'ho fatta solo una perché comunque sono molto succosa. Ti piace? Adesso assaggio anch'io. Un pezzo di arancia, ottimo, buonissimo. Oh, ma io ho la mia tisana, mamma mia, me ne stavo anche per scordare. Guarda che meraviglia. Vedi, qui si vede più grande, è bellissimo. Ok, e c'è scritto lasciare in infusione 7-8 minuti, adesso più o meno ti rilascerò. Ascolta, ma metto anche i capelli bagnati, ma che ti lasciavi un po'. Bagnatina, non me l'accorda. No, ma cavoli, già dopo c'è già il raffreddore, poi figuriamoci. Aspetta.
sera hai fame? Perché io in realtà pensavo di prendere una pizza per me, anche se non so. Non so se effettivamente qualche pizzeria sia aperta. Perché se no potremmo anche farci, in realtà sai che ho gli ingredienti. Però dovrebbe lievitare. Se no. Sai cosa facciamo? Ho tipo del pane. E poi io ho del pomodoro e della mozzarella, facciamo così. Mettiamo, facciamo tipo pizzetta. Poi magari un po' di verdura. Ti faccio pure una torta salata, veloce. O tipo zucchine e cipolle, qualche uova. Ti va? Sì, e ti piace quella che faccio io? Allora magari ti insegno a farla, quella che è facilissima. Ma è un po' saporito, dopo ti faccio vedere. Comunque ha quel sapore perché io non metto l'aglio in mezzo e poi lo tolgo, io proprio l'ho dritto prima. Lo faccio un attimino soffriggere senza bruciarlo e poi metto anche del prezzemolo. Non sembra, ma non so cosa sapore. E poi alla fine io ci metto del pan grattato per assorbire un po', per non far diventare troppo denso. Ora se voi non ci mettete neanche la pasta sfoglia, ho detto farla prima, possiamo anche non metterci la pasta sfoglia, viene comunque ben buona. Beh, però allora facciamo quello. Si manca un po' alla cena, dai. Allora guardiamo qui com'è messa. Però c'è, guarda che bel colore. Ascolta, facciamo una cosa. Adesso ti provo la febbre e poi lo vuoi tipo un BVC. Così almeno ti calma un attimo il raffreddore. Va bene, allora aspetta, che dovrei avere. Eccomi qui. Allora ti ho preso il BVC e ti ho preso anche il termometro. Vuoi poco o tanta acqua? Ok, un pochino. Neanche a me piacciono le cose frizzanti. Va bene, tanto così. Ok. Senti. Fa solo strada. Lasciamo sciogliere. Però guarda che bellino. Bellissimo. Ok. Si appoggia pure lo scaldamani che ormai ormai non è più caldissimissimissimo. Sì, va bene. Stai meglio comunque. Ok. Il freddo di prima è un brutto ricordo.
qualcosa. No, ok. Ma che mi piace. Però ti sentirei molto meglio. Ok. È un colore bellissimo, guarda. Guarda com'è bello. C'è la menta, sento molto la menta. Buona. Sì, è molto, ti dirò, non mi sembra perfetto per la buona notte, perché nonostante abbia la camomilla, non si sente tanto, si sente molto la menta. Per me la menta piace molto. In realtà mi piace molto solo le tisane, però. Vabbè, sono strana io. Oddio, che spadiglio. Ci sta, ci sta. Lo so, ma la coperta. La coperta, cioè proprio sono assicurato quella coperta. Io l'ho comprata ai mercatini. Una volta i mercatini qui in centro, mercatini di montagna, li vendono in Trentino. Comunque, quando se mai andai in Trentino, se no, comunque già si trovano, non costa neanche tanto. Sono bellissime, già sì, ma cioè per me valgono anche di più. Sono caldissime, vero? Dai, allora ti lascio dormire, ma figurati, io vado un po' a pulire la cucina, che è disordinatissima, così dopo possiamo cucinare un po' nell'ora.